Amici dei Collovoti, ben ritrovati per questa giornata di campionato. Cominciamo subito con gli allenatori nel mirino. Italiano 5 si merita, 3 sconfitte consecutive, una scelta che non ho compreso, quella di lasciare in panchina il miglior centrocampista, quello che si inserisce meglio, quello che fa gol, Bonaventura. Urge un cambiamento, non come allenatore, ma indubbiamente non puoi lasciare in panchina Bonaventura. Poi Pioli, 4. È chiaro che non tutte le responsabilità sono di questo allenatore, però sta a lui risolvere i problemi, non certamente a Ibrahimovic. Questo Milan lento, prevedibile, abulico, per cui sta a Pioli trovare delle alternative. Vediamo se Nina si riprenderà come la scorsa stagione. Un bel lotto a proposito di Milan invece a Colombo, perché io non ho capito la campagna acquisti, non ho capito l'acquisto di Jovic all'ultimo momento, di Okafor, attaccanti che non hanno dato nulla fino a questo momento al Milan, quando invece un giovane di 21 anni interessante, dato in prestito al Monza, si sta facendo valere con grande caparbietà e grande qualità. Silvestri, 7, è un po' il simbolo dell'Udinese che ha vinto contro il Milan, una grande partita da parte di tutti i giocatori dell'Udinese, però premio lui perché ha compiuto una prodezza nel colpo di testa contro Giroud. Infine, un cognome che conosciamo tutti, importante, Ibrahimovic, ma non è Ibra vero, è l'Ibrahimovic del Frosinone, un ragazzo del 2005, pensate, di dicembre, deve ancora compiere 18 anni, eppure Di Francesco ha il coraggio di farlo giocare e lui lo ripaga facendo gol in Coppa Italia, facendo gol anche nella partita di ieri sera in campionato, per cui un ottimo Frosinone, complimenti, soprattutto un ragazzo con un grande futuro. Ibrahimovic, ricordatevi questo nome. Vi do appuntamento con il Collovoti la prossima settimana. Ciao!